sempre per la serie delle, non bufale in questo caso, ma delle assurdità giornalistiche, delle formazioni. Allora, mondiale del 1978 in Argentina, regime dei militari, devono vincere gli argentini, vincono gli argentini sull'Olanda e tutti scrivono superiorità del loro gioco, l'Olanda sì, molto movimento ma poco costrutto, vincono i supplementari 3-1, 1-1 a un minuto dalla fine dei tempi regolari, arbitro l'italiano Gonella, anche lui succube però dell'ambiente, e l'olandese Rensenbrink prende il palo, bella azione, meritava il gol, la palla non è entrata. Io ho scritto la prefazione a un mio libro, Storia del Calcio, facendo finta che la palla fosse entrata. Avremmo scritto tutti esattamente il contrario, pur essendo la partita la stessa. Avremmo parlato di supremazia evidente degli olandesi, degli argentini castigati in casa loro, quel gol era un atto di giustizia visto come era andato il match, per dirvi, per invitarvi a diffidare sempre di tutto quello che leggete. Quel mondiale per me fu anche una straordinaria occasione, perché ebbi il privilegio, ci tengo a dire così, di essere messo con le mani sul cofano di un'auto, un mitra puntato alle spalle, dagli sgherri di Videla, il dittatore, insieme a un signore che si chiamava Omar Sivori, e forse dice qualcosa a qualcuno, e un altro che si chiamava Enzo Berzot, e forse dice qualcosa a qualcun altro o alla stessa persona. Più c'era Nestor Rossi, vecchia gloria del calcio argentino, una lunga storia per la quale avrei bisogno di una serata televisiva, e non esclusa, ecco, se questa emittente mi dà spazio o potenti mezzi. Però voglio dirvi che per me, nonostante tutto, quel mondiale si lega piuttosto a quella scena del non gol di Rensenbrink e a tutto, ma non dico le falsità, ma a tutto l'ambaradam che abbiamo montato su una cosa che, se soltanto l'olandese si allacciava le scarpe in maniera diversa, non avveniva, o avveniva in un altro senso. E questo è il calcio, Gianni Brera diceva, mistero senza fine bello. Vabbè, una volta tanto sono d'accordo con lui, grande amico, ma lontano da me su tanti punti di vista.